I 90 anni di Noam Chomsky, l'intellettuale americano, autore di saggi politici e sociali, con Angelo Figorilli. Ladies and gentlemen, Noam Chomsky. Ci sono buone ragioni per pensare che Noam Chomsky sia il più importante intellettuale vivente. Così arriva a scrivere di lui il New York Times e ora che ha compiuto 90 anni si fa fatica anche solo a riepilogare perché. Sono almeno due le grandi vite vissute da questo ebreo americano controcorrente. Quella dello scienziato del linguaggio e della comunicazione, di cui rivoluziona regole e struttura, e quella dell'attivista politico, da sempre schierato contro ogni potere. Innumerevoli i suoi libri, dalla fabbrica del consenso sul rapporto tra media e politica ai saggi che indagano sui lati oscuri del potere stesso, sempre seguendo la bussola dello spirito critico, in primo luogo verso il suo stesso paese, gli Stati Uniti d'America. Divulgatore, polemista, negli ultimi anni ha concentrato la sua attenzione sulla fragilità della democrazia e della politica di fronte a un sistema capitalistico sempre più spietato con i deboli. La concentrazione di enormi ricchezze equivale, dice, alla concentrazione di enorme potere nelle mani di pochi. Celebri le sue battaglie antagoniste, a partire dalla guerra del Vietnam. Nel suo ultimo libro, Venti di protesta, mette assieme gli ultimi tasselli che, a partire dalla crisi finanziaria di 10 anni fa, hanno aumentato le diseguaglianze nel mondo e provocato la rabbia sociale, quel dolore frutto della globalizzazione intercettato poi da Trump e che getta benzina nel motore di partiti e movimenti sovranisti nel mondo e in Europa. Ma è lo stesso Chomsky ad avvertire: rinchiudersi dentro le frontiere, alzare i muri, è la risposta sbagliata a quel dolore vero.